dovrebbe essere il confine di due stati, magari. Date insopportabili. Fin dall'antichità la penisola italiana, dalle Alpi alla Sicilia, era considerata unità culturale e geografica inscindibile. Da qualche decennio si sono inventati troiate come la linea Massa-Senigallia per distinguere gli italiani. Massa-Senigallia versus Alpi, lol. Questi commenti parlano entrambi della stessa cosa, che fondamentalmente è quella che vedete nell'immagine a destra. La linea Massa-Senigallia. Detta altrimenti Rimini-La Spezia, e questa distinzione non è solo relativa ai nomi. Alcuni dicono che è relativa al fatto di seguire i confini regionali italiani, nel caso di Rimini-La Spezia perché segue il confine Liguria-Emilia-Romagna, o trasegue un confine più naturale. La realtà è che c'è del dibattito. Infatti, se noi usiamo una mappa dialettometrica, per sapere cosa sono vi rimando al mio precedente video in descrizione, vediamo come fondamentalmente Senigallia venga inclusa nella zona italica, non in quella cisalpina. Ma comunque c'è ancora da studiare. Massa Senigallia, Rimini-La Spezia, comunque chiamiamolo fascio di isoglosse appenninico. E è così fondamentalmente. Si tratta di un fascio di isoglosse che in larga parte corre su quello che è l'Appennino tosco-emiliano e l'Appennino romagnolo, che divide, vedendola solo nella mappa geografica italiana, le lingue del nord Italia da quelle dell'Italia peninsulare. La visione tradizionale della linguistica romanza è che in realtà questa linea Massa Senigallia o Rimini-La Spezia divide molto di più rispetto semplicemente al gruppo del nord Italia rispetto all'Italia peninsulare. Anzi, l'idea comune è che la linea Massa Senigallia sia la più importante divisione del mondo romanzo, che divide quello che viene chiamato gruppo romanzo occidentale, quindi lingue come lo spagnolo, il catalano, il galiziano, il portoghese, l'occitano, il francese, le lingue del nord Italia, il romancio, insomma, via così, dal gruppo orientale, che include l'italiano, il napoletano, il siciliano, in sostanza le lingue della penisola italiana, corso, abbastanza ovviamente, dato che come abbiamo già visto è fondamentalmente un dialetto di tipo toscano, e le lingue rumene. In tutto ciò c'è anche il sardo, che a seconda dell'autore viene definito o in un gruppo o nell'altro, oppure definito come una propria entità autonoma, e tutto sommato non possiamo dargli torto. Il sardo è una lingua un po' particolare, lo sappiamo tutti bene. Per esempio vediamo un testo dell'Università del North Carolina, fatto nel 57, e segue questa visione. I dialetti del nord Italia vanno con francese, spagnolo e portoghese, mentre i dialetti del centro e dell'Italia meridionale vanno più o meno con il romeno. Questa visione però è stata contestata, bisogna dirlo. Perché? Perché d'altronde, se noi torniamo a vedere la cartina, vediamo che tra questo gruppo, fondamentalmente va dalla Galizia alla Sicilia, c'è continuità, è un continuum effettivo, mentre il romeno è isolato dai Balcani. E quindi chi sostiene che in realtà la situazione sia abbastanza diversa, e adesso vi faccio vedere come, editando un po' questa mappa. Così, in un certo senso, la Massa Senigallia costituisce un'importantissima divisione, ossia la più importante del romanzo contiguo, che alcuni chiamano occidentale in questo contesto, mentre invece i Balcani costituiscono la più importante divisione pratica nel mondo romanzo. E effettivamente il romeno ha tante caratteristiche che non esistono in altre lingue romanze. Sono entrambe posizioni valide, ovviamente. È un tema su cui si dibatte. Anche la linguistica italiana ha sempre avuto il sentore che i dialetti del nord Italia appartenessero più al gruppo d'Oltralpe, quindi al gruppo, diciamo, occidentale rispetto alla Massa Senigallia, che a quello orientale. Già Ascoli lo diceva. Ascoli è ben noto al giorno d'oggi per aver estraneato il gruppo cosiddetto retoromanzo, quindi friulano, ladino, romancio, dal gruppo italiano, ma tutto sommato aveva fatto anche la stessa cosa per il gruppo gallo-italico. Aveva detto che fondamentalmente distinto da quello che è il sistema italiano propriamente detto. Ma se vogliamo una dimostrazione ben più pratica, beh, la matematica ci può fare. Nel 2017 Tamburelli e Brasca, che sono due linguisti lombardi che lavorano all'Università di Bangor e sono specializzati proprio in bilinguismo e simili, hanno pubblicato uno studio dedicato alla rivisitazione del posizionamento del gallo-italico. Vi lascio in descrizione sia lo studio propriamente detto, sia un articolo divulgativo scritto da Tamburelli sul blog dei patrimoni linguistici.
E questo studio mostra come genealogicamente le varietà gallo-italiche siano più vicine alle lingue della Francia che a quelle della penisola italiana. Ovviamente questo studio riguarda solo lingue gallo-italiche. Ci si domandava il posizionamento del gallo-italico. Se si volesse fare uno studio completo bisognerebbe anche magari prendere a mente il veneto, il friulano e in generale altre lingue della Val Padana, includendo magari anche il ligure, che in questo caso è stato escluso. Ma quali sono dunque le caratteristiche che vengono divise da questa linea Massa Senigallia o Rimini La Spezia? Lo leggiamo dalla Treccani. Tra l'altro, bene notare come la Treccani dica: tale linea non solo divide profondamente le varietà linguistiche italiane, ma costituisce anche il confine linguistico di maggior rilievo dell'intera Romania. Romania, termine che indica tutto il mondo dove si parla una lingua romanza, da non confondere ovviamente con Romania. Rawls, che è un grande studioso, identificava come elementi principali questi che adesso leggeremo. La situazione ovviamente sul campo è molto più complessa e vedremo più avanti nel video una cartina isoglottica e ci sono varie cose da vedere, però gli elementi principali che chiaramente vengono associati alla Massa Senigallia sono il passaggio di K in G, dunque per esempio Ortica, Ortiga, classico abbastanza padano, la caduta di E in sale, dunque Al, il passaggio di P in V, dunque Cavei, però anche Rava invece di Rapa, e il passaggio della doppia L in L. Il Pellegrini poi cita altri esempi che potete leggere schermo, ma le basi, diciamo, sono queste nei fatti. Ma ora che abbiamo un po' visto cosa rappresenta questa Massa Senigallia, è bene notare un paio di cose. La prima è che comunque gli idiomi del nord Italia non sono al 100% di tipo francese, diciamola così, nonostante qualcuno ogni qualvolta si parli di qualsiasi dialetto gallo-italico, che sia il piemontese, il milanese o addirittura il romagnolo, dica: il mio dialetto ha influssi francesi. Si tratta semplicemente di similarità. Però diceva già Tagliavini che fra l'italo-romanzo e il gallo-romanzo abbiamo il gruppo dei dialetti gallo-italici, i quali, appartenendo al sistema linguistico italiano, questa è una considerazione sociale, il fatto che è stato a contatto col toscano, formano un ponte fra l'italo-romanzo e il gallo-romanzo, ed anzi, per certe notevoli caratteristiche, concordano forse più con quest'ultimo. E poi va a dire che la differenza tra lingua e dialetto è un problema pratico e non scientifico, come abbiamo già visto in un precedente video. E ciò è abbastanza importante, perché pur per certe notevoli caratteristiche concordando con quest'ultimo, non per tutte. È indubbio che le lingue del nord Italia abbiano degli elementi che le avvicinano al toscano e non, ad esempio, all'occitano, al francese. Tipicamente il plurale, vi lascio un articolo sul tema in descrizione, ma alle volte anche altre cose. Si tratta comunque di lingue di transizione. Esiste un'isoglossa alpina, il fascio isoglosse alpino, non è così importante come la Massa Senigallia, ma esiste. Il fatto di voler valorizzare le nostre lingue e affermare che non siano dialetti dell'italiano non vuol dire dover affermare che siano dialetti del francese. Sono lingue autonome, posizionate sia geograficamente che linguisticamente a metà tra Toscana e Occitania e Francia. Certamente il fatto che siano più vicine all'Occitania e alla Francia che alla Toscana ci dice qualcosa effettivamente, ma non vuol dire che siano pienamente toscane, pienamente francesi o simile. Un'altra spiegazione molto simile, però forse per certi versi più chiara, la del sito Vivi Italiano, che tratta il tema della linguistica romanza dell'Italia. Comunque concorda sulle basi, la resa come GDEV di KTEP e, come esempio, quello che vi ho citato prima di Rava, quindi formiga, cadena, Rava e anche alcuni passaggi simili, lo scempiamento delle geminate, quindi generalmente nel nord Italia non esiste la geminazione, alcuni dialetti molto periferici la mantengono, però il passaggio della gl e la della cl e della gl in c e g, quindi chaff, gianda, ovviamente alcuni dialetti la mantengono, è ben noto, e anche poi alcune cose relative all'articolo determinativo, dunque se si dice il tipo è il, è il can, e così via. Viene citato il passato, l'unico tempo è il passato prossimo, però questa è un'evoluzione relativamente recente. Storicamente le lingue dell'Alta Italia il passato remoto ce l'avevano, in certe zone dell'Emilia si è estinto la metà anni 50,
Comunque, in ogni caso, vi lascio in descrizione questo link perché è molto interessante, approfondito, vi consiglio di leggerlo. Anche gli altri articoli sulla linguistica italiana di Vivi Italiano sono davvero interessanti. Cosa da notare è che se su questa cartina noi vediamo una divisione netta, in questo caso in due colori, ma può essere anche una linea, sul territorio non è propriamente così. Si tratta infatti di un continuum linguistico, un termine molto interessante di cui vi parlerò meglio in un altro video. Questo continuum in realtà va praticamente avanti, come vi dicevo, dal Portogallo alla Sicilia. Però se noi guardiamo una foto dallo spazio, si vede questo nero sull'Appennino. E l'unico posto dove inizia un po' a essere penetrato è dove c'è la zona di Senigallia, infatti dove c'è controversia linguistica sull'appartenenza a un ramo o all'altro. Magari un giorno ne parliamo meglio in un video specifico con qualcuno esperto. In ogni caso i contatti sono sempre esistiti, non è che una persona va in un paese sull'Appennino e si parla puramente toscano al 100%, cambia paesino e si parla totalmente emiliano al 100%. Ci sono dialetti di transizione, esistono caratteristiche miste, esistono vicinanze linguistiche, si tratta comunque di una situazione di continuum. E guardando i sistemi linguistici nel loro insieme, che noi vediamo questi fasci di isoglosse, chiaramente. Ma sul territorio è ben probabile che, ad esempio, una persona di un paesino dell'Emilia Romagna sull'Appennino possa anche attraversare questo Appennino e capirsi con una persona che parla un dialetto genealogicamente diverso, ma comunque abbastanza simile nel resto delle cose. Questo è un tema su cui sta lavorando, ad esempio, Daniele Vitali, che è uno dei massimi esperti di dialetti emiliani e romagnoli che ci siano, dimostrare che questa linea c'è, ma comunque ha la sua porosità, ed è una cosa da tenere a mente. Non si tratta di una divisione durissima, come non si tratta di una divisione durissima nessuna realtà isoglossa che taglia il continuum linguistico romanzo. La romancona, che è un'altra isoglossa italiana abbastanza importante di cui parleremo, non è che crea un muro, così come l'isoglossa alpina non crea un muro. Si tratta di cambi che vanno tenuti a mente in uno studio delle lingue, che dimostrano sicuramente delle cose, perché chiaramente sostenere che il lombardo o il piemontese siano dialetti dell'italiano se sono più vicini al francese che all'italiano. Però non sono lingue aliene all'italiano, sono comunque una situazione di continuum con la lingua italiana. E a parziale testimonianza di ciò vi porto proprio una mappa isoglottica. Come vedete, se dal punto di vista dell'Appennino fondamentalmente vediamo una divisione abbastanza rigida, c'è qualche bavatura, diciamo, nella zona di massa, ma l'Appennino generalmente è il maggior fascio di isoglosse. Si entra invece nelle Marche, si tende ad avere più bavatura, ci sono delle cose che quasi finiscono in Romagna, altre che arrivano praticamente al confine quello che è il mondo dell'italiano meridionale, il fascio di isoglosse della Roma Ancona, e ciò rende anche abbastanza difficile definire è quel dialetto, quello che viene chiamato da alcuni gallo-pucheno, gallo-marchigiano, che per alcuni è romagnolo, mentre per altri non lo è. E con questa Italia delle luci paragonata all'Italia delle lingue, vi congedo e vi ringrazio per aver visto questo video, spero che sia stato utile e informativo. Se avete qualsiasi dubbio o considerazione, lasciatela nei commenti, potete condividere questo video con chi è interessato, ovviamente se vi iscrivete vi ringrazio di cuore. In descrizione trovate sia i link che ho citato, sia modi per sostenere questo canale per rendere i contenuti migliori, sia in termini di qualità, sia proprio semplicemente ad esempio in termini di audio, video e simili. E buona continuazione.